Ciao Quelli Prandi, e dopo un bel po' di richieste ci siamo finalmente decisi a mostrarvi Lion-O e Mumra dalla serie Thundercats, prodotta dalla LJN nel 1985. Tra i mille cloni e le mille imitazioni dei Masters, i dominatori dell'universo, i Thundercats furono senza dubbio quelli più di successo, soprattutto all'estero, non tanto qui in Italia, anche se per dirla tutta la loro trama non c'entrava nulla con quella dei personaggi Mattel. Nati per l'omonima serie animata, i Thundercats sono una specie di felini umanoidi che rappresenta tutto ciò che rimane dell'antico pianeta di Tundera. Il pianeta era ormai quasi completamente distrutto quando la sua flotta decollò in cerca di un nuovo posto dove vivere. Fu però attaccata dai malvagi mutanti del pianeta Plunder, che distrussero tutte le navi ad eccezione della nave madre, a bordo della quale era custodita la spada di Omen, nel manico della quale incastonata la pietra chiamata l'occhio di Tundera, che dà poteri preveggenti ed è questa che i mutanti vogliono ottenere. La nave ormai è danneggiata ed i Thundercats sono così costretti a cambiare destinazione, puntano verso un pianeta chiamato Terza Terra. Il viaggio però è lunghissimo e saranno costretti ad ibernarsi per affrontarlo. Il vecchio Yaga si sacrificherà pilotando la nave fino a destinazione, morirà di vecchiaia prima di aver raggiunto la loro nuova casa, ma qui finalmente i Thundercats si potranno risvegliare. Il giovane Lion-O scoprirà però che la sua capsula non ha funzionato bene e sebbene lui sia rimasto adolescente nella testa, il suo corpo è cresciuto fino a diventare quello di un possente adulto. I mutanti di Plunder seguirono i Thundercats fino alla loro nuova destinazione. E qui la presenza di due nuove specie aliene svegliò l'attenzione di un antico demoniaco mago ormai mummificato dal nome di Mumra. Questi recluterà i mutanti di Plunder per sconfiggere i Thundercats ed impossessarsi dell'occhio di Tundera. La licenza per produrre i giocattoli dei Thundercats andrò alla LJN, una compagnia americana fondata nel 1970, che quindi nell'85 ancora non era vecchissima. Aveva già però prodotto un po' di serie di bambolotti in stile Mego negli anni 70, tratte da varie serie TV poliziesche dell'epoca. Erano pupazzetti alti 20 cm con abiti in stoffa. Poi nei primi anni 80 si dedicò ad altre licenze di film e serie TV varie. Prodosse un buffo set con Magnum P.I. e la sua Ferrari. I giocattoli tratti dalla serie animata di Dungeons & Dragons, una linea di action figure sconosciutissima tratta dal film Indiana Jones e il Tempio Maledetto, eppure quella tratta dal film Dune, il mitico colossal di fantascienza. Finalmente arriviamo all'85 con i Thundercats, che hanno una caratteristica in comune con i Dungeons & Dragons della stessa marca, vale a dire una sorprendente varietà nelle forme e nelle dimensioni dei suoi personaggi ed una incredibile ricchezza di colori. Trattandosi di muscolosi guerrieri fantasy, nel 1985 il paragone con i dominatori dell'universo era inevitabile. Scopriamo però che non c'entrano nulla. E così, mentre He-Man si ferma a 14 cm e mezzo di statura, Lion-O e Mumra arrivano a 18. Sono dei pupazzoni giganteschi. Non sono assolutamente belli quanto gli eroi della Mattel per quanto riguarda la scultura, ma compensano con le dimensioni. Dei plasticoni di questa grandezza nelle mani di un bambino erano dei veri titani. Ricordo però che la varietà delle dimensioni in questa serie era incredibile e così c'erano anche pupazzetti molto più piccoli. Talvolta questa varietà non era assolutamente coerente con il cartone animato e così l'energumeno Pantro nel mondo dei giocattoli arriva a malapena alla spalla di Lion-O. Il nostro eroe sarà quindi Lion-O, figlio di Claudius ed erede al trono di Tundera, e in quanto signore di Thundercats sarà proprio lui a brandire la spada di Omen. Partì da Tundera che aveva solamente 12 anni, ma durante l'ibernazione il corpo crebbe fino a quello di un possente 24enne. La testa rimase però quella di un ragazzino, e scopo della sua lunga avventura sarà proprio quello di crescere ed imparare a controllare i suoi impulsi. Prenderà come modelli comportamentali i fedeli compagni e servitori Pantro e Tigra, ma naturalmente la maggiore ispirazione sarà sempre quella del saggio Yaga. Lion-O è quindi giovane, impulsivo, possente e anche molto bello a quanto pare. Il nostro personaggio è alto 18 cm ed è realizzato in plastica gommosa per quanto riguarda gli altri, plastica rigida per la testa e il busto, insomma i materiali tradizionali, ma è insolito che gli arti in un pupazzone così grande siano fatti di gomma piena, quindi il peso di Lion-O è piuttosto considerevole. I colori sul personaggino sono anche molto carini, l'azzurro, il blu, rosso, arancione, un sacco, veramente parecchi. Le articolazioni sono quelle che troviamo in un vecchio pupazzetto Ken, i classici 5 punti di articolazione, quindi muoviamo le braccia in alto e in basso, le gambe in avanti e indietro e la testa può ruotare, nonostante all'interno di essa ci sia una funzione particolare. Mi piace il simbolino dei Thundercats, scolpito a basso rilievo qua sulla sua cintura, e dietro al personaggio troviamo due segni particolari. Una levetta qua sopra ed un bollino di metallo. La levetta è per azionare la funzione meccanica che rappresenta in quasi tutti i personaggi della serie. Voilà!
la muove in alto e in basso e Lion O può muovere il pugno oppure sferrare colpi con la spada se siamo riusciti a fargliela impugnare, ma vi dirò è molto stretta. Alcuni personaggi della serie in realtà hanno difficoltà con questo meccanismo proprio per il peso eccessivo dei loro arti. L'altra funzione è qui sotto, vediamo che c'è questo bollino di metallo, lo possiamo utilizzare con l'anello che accompagnava il personaggio. Eccolo qui, c'è il simbolo di Thundercats sopra, che è solamente un adesivo. Possiamo indossare l'anello in questo modo, ma se fossi un bambino probabilmente calzerebbe un tantinello meglio. E se abbiamo voglia di aprirlo e inserire una pila mini stilo al suo interno, possiamo far accendere gli occhi di Lion O. Per attivare gli occhi di Lion O dobbiamo assicurarci che la punta in metallo dell'anello entri in contatto con il fogliolino in metallo sulla sua schiena. Non bisogna incastrarlo o infilarlo propriamente, bisogna solo assicurarsi che ci sia il contatto giusto e scopriremo che gli occhi di Lion O brillano. Nel 1985 era insolito vedere funzioni come queste in un action figure e mi piace che avessero comunque voluto dipingergli gli occhi. Dunque, oltre a quel bell'anello con Lion O troviamo ovviamente la spada di Omen, e di nuovo è insolito che avessero deciso di colorare i dettagli argentati. Ci sono anche i simbolini dei Thundercats scolpiti a basso rilievo sull'essa. Beh, questo sarà l'occhio di Tandera, quello che dà poteri preveggenti, oltre ad una vasta gamma di strani poteri indefiniti che si sono visti nel corso della serie animata. Nel cartone animato questa spada è retrattile, diventa più piccina e può essere riposta nell'ultimo accessorio che troviamo con Lion O, lo scudo artigliato, che può essere incastrato sul suo avambraccio sinistro, servirà a proteggerlo, a sferrare colpi contro i nemici. Inoltre è rivestito da una superficie lucidissima che riflette un sacco ed è stata utilizzata contro Mumra. Infatti quel butto mostro, quando vede la sua immagine riflessa, ritorna alla sua debolissima forma di mummia. Ed ecco il terrificante Mumra, un antico mago malvagio originario della Terza Terra, ma non dobbiamo farci ingannare da questo colosso. Il suo vero aspetto è quello di una bruttissima mummia rinsecchita, eccolo qui. Lui trascorre l'eternità all'interno della piramide nera, infatti è uno schiavo di quattro divinità conosciute come gli spiriti del male, che donano a Mumra il dono dell'eternità che può ottenere grazie ad un sarcofago custodito in quella piramide, in cambio della possibilità di uscire dallo stesso posto. Infatti solo possedendo il corpo di Mumra queste divinità possono interagire con il resto del mondo. Questa forma mummificata purtroppo era disponibile solamente con il playset della tomba di Mumra che abbiamo già recensito in passato. Invece nel blister era venduto questo pupazzone che rappresenta Mumra nella forma mostruosa che gli permette di pestare i suoi nemici e uscire dalla piramide. Il pupazzone è alto 18 cm se rimuoviamo questo copricapo che hanno voluto anche colorare con dei dettagli neri. Insomma, sempre un sacco di cura in questi pupazzetti. Il nostro mostro ha sul petto il simbolo di Mumra che ricorda un tantinello le due teste che si fronteggiano del cattivo di Conan. Possiamo articolare le sue braccia più o meno, anche se in realtà sono bloccate dalla funzione. Le gambette si muovono in avanti e indietro e possiamo ruotare la testa nonostante all'interno di essa ci sia una funzione, proprio come quanto riguarda Lion O. Abbiamo visto che ci sono dettagli dipinti un po' su tutto il corpo e di nuovo sulla sua schiena due particolarità, una levetta ed un bollino di metallo. Indovinate un po', funziona proprio come il suo nemico. Premendo la levetta lui agiterà le braccia, ma lui è uno di quei personaggi nei quali la funzione fa fatica perché le braccia sono gigantesche e pesantissime, quindi diciamo che non funziona a pieno. Inoltre, se prendiamo il suo anellino, che è del tutto identico a quello di Lion O, cambia solamente l'adesivo, possiamo attivare gli occhi luminosi. Ed anche gli occhi di Mumra funzionano come quelli di Lion O. Cerchiamo il punto di migliore contatto ed il pupazzetto prende vita. Insieme all'anello indossabile del suo copricapo, insieme a Mumra troviamo questo piccolo pugnale, che tanto piccolo non è, e in plastica nella maglia hanno dipinto di grigio la lama, e poi una spada più grande. Si tratta della spada di Plundar, un'altra arma potentissima che fu la causa della distruzione del pianeta di Tundera. Entrambe le armi sono fatte per essere impugnate dal personaggio, ma purtroppo le mani del pupazzone hanno le dita chiuse in questa posizione e il manico è troppo grande, praticamente impossibile infilarcelo dentro.
E questi erano Lion-O e Mumra, finalmente. Noi per anni abbiamo volutamente trascurato l'esistenza di questa serie di giocattoli. Ricordo che da bambino guardavo il cartone animato in TV, più che seguire gli episodi in atero, affascinato dalle animazioni sofisticate della sigla, ma all'epoca non sapevamo che ne esistessero dei pupazzetti. Erano distribuiti anche qua in Italia, ma da una marca minore, la Ales, una parte della Fassi, che fu acquisita direttamente dalla LJN. In sostanza non una marca grande quanto Gigo Giochi Preziosi, quindi questi pupazzetti non erano disponibili su tutto il nostro territorio e noi non li avevamo mai visti. In realtà, quando ci abbiamo messo le mani sopra, finalmente ci hanno conquistati. Sono pupazzoni ben fatti, piuttosto solidi, perché tuttora è difficile trovarne di rotti, nonostante avessero delle funzioni meccaniche o addirittura elettriche, e divertenti, molto colorati. Per questi esistevano anche grossi playset e veicoli anche piuttosto ingombranti, quindi niente male. In sostanza, vince He-Man o Lion-O? Beh, per me vince He-Man, ma Lion-O è un degno combattente. Dunque, mi raccomando, voi fateci sapere invece che cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Mi raccomando, noi cerchiamo sempre di rispondere a tutti. Se siete vecchi come noi, li ricordavate questi, e se invece siete bambini, vi fareste ancora conquistare da un giocattolone come questo. Mi raccomando, cliccate su vi piace, su mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per essere informati quando usciranno i prossimi video. Potete seguirci anche su Facebook e su Instagram. Ciao!